Buon pomeriggio e benvenuti in questa prima edizione del TG6. Questa mattina è stata ripristinata la doppia corsia sul viadotto Vallescura Sud nel Fermano. Nelle prossime ore, medesima azione sarà intrapresa su altri viadotti della 14, anche nel territorio abruzzese, dopo l'accoglimento dell'istanza di dissequestro presentata da Autostrade per l'Italia. Intanto Aspi fino a fine mese dimezzerà il pedaggio per il tratto San Benedetto-Val di Sangro, il servizio. Entro fine mese sarà completamente ripristinata la viabilità su due corsie per senso di marcia sulle autostrade A14 e A16. Lo fa sapere Aspi, Autostrade per l'Italia, in seguito al provvedimento dell'autorità giudiziaria di Avellino che ha accolto la richiesta della società di modificare l'attuale assetto dei cantieri sulle tratte interessate, che riguardano in particolare la A14 tra Marche e Abruzzo e la A16 tra Campania e Puglia. Ed infatti questa mattina è stato riaperto alle 9:30 il primo dei viadotti oggetto dell'istanza di dissequestro. Grazie all'immediato intervento della direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia sul Vallescura Sud nel Fermano, da questa mattina il traffico è tornato a scorrere su due corsie e secondo il cronoprogramma di Aspi, stanotte lo stesso intervento sarà eseguito sul Santa Giuliana Sud, sempre nel Fermano, e sul Vomano. In considerazione dei volumi di traffico attesi nei prossimi giorni, storicamente più elevati sull'A14, Autostrade per l'Italia ha deciso di attivare già dalla scorsa mezzanotte una riduzione del 50% della quota di propria competenza del pedaggio relativamente alla tratta tra San Benedetto del Tronto e Val di Sangro in entrambe le direzioni e per tutti gli utenti in transito. La misura, comunica Aspi, resterà in vigore fino alla fine del mese di luglio, quando saranno completati gli interventi di ampliamento delle corsie dell'A14. La riduzione, spiega la società, sarà automaticamente applicata al momento del pagamento del pedaggio, sia per i clienti Telepass che per gli utenti muniti di tradizionale biglietto. Un punto sulla ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2009, del 2016 e del 2017 è uno scambio di esperienze e di strumenti tecnici, in particolare la piattaforma informatica alla base del lavoro sul cratere sismico abruzzese. Sono gli argomenti salienti del summit che si terrà lunedì 20 luglio alle ore 11 nella sala polifunzionale del comune di Fossa, in provincia dell'Aquila, sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. La riunione, sotto la supervisione e il coordinamento del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, vedrà la partecipazione del Commissario per il Sisma 2016-2017 Giovanni Legnini e dei titolari degli uffici speciali Raffaello Fico, Salvo Provenzano e Vincenzo Rivera. E andiamo avanti. Ieri a Pescara la Commissione Commercio ha incontrato le associazioni di categoria per analizzare le problematiche del settore nel periodo estivo. Non entusiasma l'apertura notturna. Il servizio di Paolo Renzetti. La situazione del commercio a Pescara, anche questi orari notturni per quanto concerne i negozi, soprattutto nella zona del centro, ci sono visioni diverse e cosa è venuto fuori? Prolungare dell'apertura dei negozi, se non viene accompagnata da una giusta programmazione, cioè se all'interno del centro commerciale non ci sta attività attrattiva, diventa difficile far aderire i commercianti e tenere aperti i negozi fino a mezzanotte. Quindi questa questione è stata sperimentata, è stata fatta la prima edizione. Io credo che questa sera non si ripeta. Il 1° di agosto iniziano i saldi. Allora, il weekend che va dal 31 e 2, cioè venerdì, sabato e domenica, debba essere un'attività che venga promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di categoria, la Confcommercio in primis, perché si dica a tutta la città, non solo alla città di Pescara, ma all'Interland pescarese, all'area metropolitana, che nel centro commerciale a Pescara sono iniziati i saldi, che ci sta attività di intrattenimento, che il parcheggio, per quanto riguarda venire a parcheggiare a Pescara, non si paga nulla in questi 3 giorni, quindi parcheggio gratuito, che ci si mette a disposizione anche con i servizi del bus navetta, perché se uno vuole venire da Chieti Scalo e non vuole portare la macchina a Lupulman, oppure da Francavilla Sud, oppure da Montesilvano Colle, può venire al centro commerciale. Cioè, in pratica metteremo la prossima settimana intorno al tavolo dei soggetti che sono bravi a promuovere il marketing dei saldi per la città di Pescara, così come fanno nei grandi centri commerciali. Abbiamo chiesto
questo anche la posizione dell'occupazione solo pubblico fuori negozi, perché quando ci saranno i saldi ci sarà gente che vuole entrare, quindi bisogna diciamo distanziare e creare la disciplina dell'ingresso, quindi possiamo mettere i tavolini. La prossima settimana sarà un tavolo operativo in modo che Pescara, il centro commerciale di Pescara, diventi un luogo da visitare. E a Montesilvano l'amministrazione comunale è pronta ad installare nuovi T-RED, semafori con telecamera, per scoraggiare gli automobilisti indisciplinati e far scendere ulteriormente il numero degli incidenti stradali che sono già crollati dopo l'installazione e la revisione di altri impianti semaforici. Vediamo. Azzerati gli incidenti con l'utilizzo di nuovi apparati semaforici a Montesilvano, i cosiddetti T-RED, comandante, ma questi semafori sono davvero importanti perché dal punto di vista dell'incidentistica stradale i numeri sono davvero incoraggianti. Assolutamente sì, noi siamo riusciti sia nell'intersezione di Corso Umberto con via Adige sia nell'intersezione di via Vestina con via Cavallotti con il posizionamento dei T-RED addirittura ad azzerare il numero degli incidenti. Giova ricordare che qualche anno fa nell'intersezione di via Adige con Corso Umberto abbiamo avuto addirittura un incidente mortale, ma comunque gli incidenti erano non all'ordine del giorno ma erano frequenti. A questo punto insomma avete deciso di dare un ulteriore segnale, lanciare un ulteriore segnale agli automobilisti indisciplinati? Assolutamente sì, al di là dell'indisciplina, ma il focus è sempre e comunque la sicurezza, però adesso abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, tutti i nostri impianti semaforici saranno adeguati alle normative europee, inoltre saranno dotati di countdown, quindi l'utente saprà quanto tempo ha ancora di verde, quanto tempo ha di rosso, quanto tempo ha di giallo, in modo che ogni alibi a questo punto non può più esistere. Comandante, siamo in piena stagione estiva. Nonostante le problematiche del Covid-19, ovviamente quest'estate a Montesilvano ci sarà più movimento, come spesso accade, ci saranno anche più uomini, più agenti della polizia locale in strada. Ecco, questo purtroppo è la nota dolente, noi purtroppo siamo sempre di meno. Il Covid ci ha bloccato un concorso che noi già da febbraio volevamo espletare, purtroppo tutto è fermo, altri problemi burocratici non ci hanno consentito di assumere personale stagionale, quindi quest'anno siamo in piena emergenza anche col personale. Cercheremo di fare di necessità virtù, però devo ringraziare le donne e gli uomini del mio comando che si adoperano al di là di ogni limite, sono veramente veramente bravi. Con così poco personale fare quello che facciamo è veramente qualcosa di grande, importante. Nel 2019 la provincia dell'Aquila ha perso altri 2.537 cittadini. Al confronto con il dato del dicembre 2014 la perdita arriva a 8.393 persone, il 2,75%. Parla di continuo e inesorabile crollo demografico la CGIL in una nota firmata da Francesco Marrelli, segretario generale, Miriam Del Biondo, segretario della Federazione Lavoratori della Conoscenza ed Anthony Pasqualone, segretario della Funzione Pubblica. Il quadro emerge dai dati Istat al 31 dicembre 2019. Lo spopolamento colpisce le aree interne per le quali serve una nuova strategia. Innanzitutto una riduzione delle nascite del 21% in 5 anni. Il saldo naturale subisce un ulteriore peggioramento da meno 1155 di fine 2014 a meno 1678 del 31/12/2019. Aggrava la situazione la preoccupante inversione di tendenza con un graduale abbandono del territorio anche da parte di stranieri. Dopo 5 anni con un saldo crescente di residenti stranieri nel 2019, per la prima volta il saldo tra inizio e fine anno segna un negativo meno 362. Aumenta poi la migrazione verso l'estero, più 21,45% tra 2018 e 2019. Secondo la CGIL, a pagare questa tendenza sono le aree montane, marginali e svantaggiate che continuano a vivere una mancanza di servizi essenziali, quali trasporto pubblico locale, restrizione dei servizi sanitari, difficoltà per l'accesso alla scuola e disagi per i servizi postali. Restano ancora sconosciuti i motivi dell'incendio avvenuto nel centro di riciclo Casinelli di Avezzano. Il titolare della ditta però prova a rassicurare: stiamo continuando a lavorare e restiamo vicini ai nostri dipendenti. Vediamo.
Proseguono le indagini degli inquirenti per accertare le cause del terribile incendio che ha devastato il centro riciclo Casinelli nella notte tra martedì e mercoledì scorso, attesa la relazione dei vigili del fuoco che dovrà chiarire se le fiamme siano state appiccate da più punti contemporaneamente e far luce sulla dolosità dell'incendio, uno scenario quest'ultimo che tormenta la famiglia Casinelli di origine ciociara ma avezzanese di adozione grazie all'attività di riciclo dei rifiuti presente sul territorio da ormai 27 anni. Stiamo aspettando i vari verbali del loro dei vigili del fuoco appunto, poi insomma, della polizia con il fatto che hanno preso anche le varie registrazioni delle telecamere, degli edifici adiacenti, il come e il perché non si sa e sinceramente non abbiamo nessuna idea di cosa possa aver innescato questa catastrofe aziendale. Mai nessuna minaccia ricevuta dai titolari che attendono i primi risultati delle indagini per provare a spiegare il perché di un rogo che ha letteralmente spazzato via l'azienda. I Casinelli hanno voluto rassicurare la popolazione di Avezzano riguardo l'impatto ambientale del rogo, mentre ulteriori preoccupazioni riguardano i 15 lavoratori impiegati nella struttura, di cui 4 della stessa famiglia Casinelli, che l'azienda promette di non lasciare soli e per i quali è al lavoro per istituire il regime di cassa integrazione. È questo quello che ci sconvolge di più. Perché non tanto il sapere chi o come, ma la cosa è sapere il perché. Noi siamo un'azienda che, oltre al pubblico che lavoriamo con tutta la Marsica, qualche comune dell'Aquilano, con i servizi che fanno Tecneco e Aciam, e Segen nella Valle di Roveto, e oltre questi noi non partecipiamo a gare pubbliche, non abbiamo tanto privati con aziende. Nell'interno del magazzino, per assicurare un po', diciamo, la cittadinanza di Avezzano, il 98% del materiale era tutta carta. Sono 10 dipendenti più 11 più 4 noi di famiglia. L'hanno messo in cassa integrazione probabilmente. Ci stiamo lavorando per lasceremo a piedi. No, assolutamente no. Questa è la nostra prima premura, quella che è la nostra questa è la nostra tesi aziendale, la prima cosa è i dipendenti. Perché non solo i dipendenti stessi, ma ci sono anche delle famiglie dietro. Il nostro servizio per l'azienda sta continuando. Stiamo lavorando comunque. E crediamo che di tornare il più possibile. Siamo un qualcuno e torneremo ad esserlo. Cambiamo pagina. Sotto le stelle del cinema a Pescara, al via la manifestazione ideata dall'ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con l'amministrazione comunale. Le proiezioni dureranno fino al 6 di settembre. Il servizio. Sotto le stelle del cinema, questo appuntamento che è già partito con una proiezione che durerà fino al 9 di agosto è forse l'occasione migliore per poter fare attività di spettacoli quest'estate con tutte le problematiche del Covid-19. Sì, devo dire che nonostante l'anno difficile il Teatro d'Annunzio presenta una proposta che va al di là della tradizionale programmazione di spettacolo dal vivo, musica, teatro, circo, e presenta questa idea nuova di questa arena cinematografica che arriverà in realtà fino al 6 settembre. È partita con un'anteprima il 14 luglio, andata molto bene con la proiezione del film Bohemian Rhapsody, e continuerà il 20 con un'altra proiezione gratuita di Richard Jewell di Clint Eastwood, il 26 avremo un'altra proiezione gratuita e poi ci sarà di fatto ogni giorno, in tutte le giornate in cui il teatro non ha una manifestazione di teatro dal vivo, di spettacolo dal vivo, continuerà fino al 6 settembre una programmazione con un'offerta molto alta dal punto di vista qualitativo, sia per l'offerta cinematografica sia per il supporto tecnico, cioè si tratta di una proiezione con uno schermo vero, con una macchina di proiezione vera, con un impianto acustico di altissimo livello, e quindi segnalo che si tratta di fatto della creazione di un vero e proprio polo culturale estivo, di un'arena cinematografica che la città di Pescara sognava davvero da tanti anni. Ci sarà anche un ricordo di Ennio Morricone. Sì, abbiamo voluto dare la nostra piccola testimonianza che si unisce al grande affetto con il quale tutta la nostra nazione
ha vissuto il cordoglio per la scomparsa di questo grandissimo compositore, per cui il 5 agosto proietteremo il film La migliore offerta di Tornatore con le musiche di Ennio Morricone per ricordare questo grande artista. Nonostante tutto si organizzano eventi a Pescara per quest'estate e questo è un evento particolare perché tra l'altro si svolge all'aperto. Sì, assolutamente sì, siamo riusciti a far ripartire la cultura nella nostra città con diversi eventi, diverse manifestazioni che si stanno svolgendo nella nostra bellissima città di Pescara. Soprattutto c'è questa iniziativa che è stata accolta favorevolmente dalla cittadinanza, infatti la prima uscita con il film Bohemian Rhapsody ha accontentato 580 dei nostri cittadini. Sono potuti entrare nella bellissima cornice del Teatro d'Annunzio e hanno potuto godere della visione di questo splendido film. Lo sport non è andato oltre il pareggio per 1-1 il Pescara contro il Frosinone. Buon primo tempo dei biancazzurri, chiuso dal gol del vantaggio di Memusciai. Ad inizio di ripresa il pari dei ciociari, per un risultato che, complici quelli maturati nella serata di ieri, complica i piani di salvezza del Delfino. Venerdì prossimo gara cruciale a Trapani, con la speranza che il ricorso consenta al Pescara di riavere subito a disposizione Galano. Il servizio più la intervista al tecnico Sottil. Il Pescara non sa più vincere. Nel match casalingo con il Frosinone arriva un altro pareggio, il terzo consecutivo, che costringe i biancazzurri a giocarsi la salvezza diretta nelle ultime tre gare. Non è bastato un buon primo tempo alla formazione adriatica per conquistare tre punti che avrebbero invece avvicinato il traguardo permanenza. Sottil senza Galano ridisegna il Delfino con il 3-4-2-1 in difesa, spazio a Del Grosso, Scognamiglio e Bettella. A centrocampo Zappa e Balzano giocano sulle fasce con Memusciai e Castanos interni, in avanti Clemenza e Pucciarelli a supporto di Maniero. Nesta, privo degli infortunati Tabanelli e Salvi, oltre ad Ardemagni squalificato, risponde con il 3-5-2. In campo l'ex biancazzurro Zampano. Si parte agli ordini di Dionisi dell'Aquila, con il Pescara pericoloso al quarto con Clemenza, che in aria Ciociara scarica verso la porta di Bardi, che respinge con i pugni. Aggredisce la squadra abruzzese in tutte le zone del campo con gli ospiti in difesa. I biancazzurri premono con decisione fino al quarto d'ora, quando i gialloblu iniziano ad uscire dal loro guscio. Al 22 però Zappa, servito dovere da Clemenza, ci prova ancora con Bardi che salva. Attacca la formazione di Sottil, pericolosa ancora al 25 con l'intraprendente Clemenza, che con un tiro venenoso chiama ancora il portiere del Frosinone alla respinta, di gran lunga il migliore fra i suoi, ma che poi non può nulla al 46 quando ancora l'albanese, questa volta sempre su punizione dai 21 metri, mette la palla all'incrocio regalando alla sua squadra il meritato 1-0. Nella ripresa al secondo, Dionisi in area davanti a Fiorillo sbaglia la conclusione. Al quinto minuto il neoentrato Paganini dalla destra conclude chiamando Fiorillo alla parata con i piedi. Piglio più deciso per i laziali, ora in costante proiezione offensiva, ed in gol al nono minuto con il neoentrato Novakovic, che dopo una buona sponda di Dionisi in area mette la palla alle spalle dell'incolpevole portiere del Pescara. Tutto da rifare così per il Delfino dopo un approccio molle in avvio di secondo tempo, visto che la squadra di Nesta continua anche a spingere dopo il pareggio, e con Sottil che manda in campo Bocic al posto dell'evanescente Pucciarelli. Al quarto d'ora su angolo di Ciano, Krainc di testa mette di poco sopra la traversa. In campo si vede un altro Frosinone con gli abruzzesi in affanno. Il tecnico del Pescara gioca al 21 le carte Bussellato e Drudi per Castanos e Balzano. Del Grosso viene spostato a centrocampo, con la gara molto più equilibrata rispetto al primo tempo e con gli ospiti più determinati e pericolosissimi. Al 35 con Dionisi che si divora il gol del 2-1. L'ultima parte di gara vede al 39 il rosso al direttore generale Giorgio Repetto per protesta e fasi di gioco convulse in campo, con Crecco che al posto di Clemenza gioca l'ultimissima parte di partita. Una gara che però non vede altre emozioni, con un pareggio che arriva dopo 94 minuti di gioco, che fa compiere un piccolo passo avanti al Delfino, atteso venerdì prossimo dalla gara di Trapani. È stato un ottimo primo tempo, un primo tempo a senso unico, un primo tempo dove Pescara ha giocato a metà campo e non ha mai subito niente. Poi purtroppo abbiamo questi momenti di blackout che sorprendono, perché è chiaro che poi Frosinone automaticamente, normalmente, è chiaro che si butta in avanti, cerca di recuperare, è lì che devi cercare di essere forte, reggere i primi minuti per poi rientrare in partita.
Ci metto anche un calo fisico, perché comunque siamo in terza partita, c'è un viaggio massacrante, che siamo arrivati alle 7 del mattino, ci metto un po' tutto senza trovare animo, perché poi sulla situazione del gol dovevamo essere molto più attenti. È un grande peccato, perché i ragazzi non possono incriminare nulla. Do questa lettura, quando non, per risalire devi tenere palla, devi attaccare gli spazi. Se non tieni palla e non attacchi gli spazi, è dura risalire. È successo questo, che quando ti abbassi, allora devi mantenere le marcature dentro l'area serrate, le abbiamo perse. Però è un peccato, cioè 8 minuti, non è che stiamo parlando che siamo al 40esimo e ci sta che ho perdo un po' di lucidità, no? Bisognava reggere, sono i primi 8 minuti per stare concentrati, anche se devo sparare 2-3 pallonate fuori dallo stadio, lo devo fare, perché nel calcio quando si deve essere brutti, si deve essere brutti. E questo mi fa arrabbiare. Adesso abbiamo una settimana standard finalmente davanti, speriamo di che ci riduca, sarebbe un bel regalo che riducessero le due giornate a Galano, ma anche perché in questo momento avere tutte a disposizione è importante anche un quarto d'ora, anche mezz'ora, perché comunque bisogna gestire le forze. Ma io sono convinto che centreremo l'obiettivo, ne sono convinto. È chiaro che oggi fosse arrivata una vittoria ti avrebbe dato una iniezione di carica, di autostima importantissima. E sono 14 giocatori squalificati dal giudice sportivo, tutti per una giornata. Tra questi vi è il centrocampista del Trapani ed ex Pescara Mamadou Koulibaly, espulso ieri sera a Pisa, ed il centrocampista biancazzurro Grigoris Castanos, che è diffidato, è stato ammonito. Entrambi salteranno il match del provinciale fra Trapani e Pescara. Squalificato per una giornata anche il direttore sportivo del Pescara Giorgio Repetto, allontanato per proteste a pochi minuti dalla fine del match con il Frosinone. E andiamo avanti. Settimana caratterizzata da parecchi squilli di mercato in Serie D, che hanno visto protagoniste Pineto e Notaresco. Novità in casa Giulianova sul fronte sponsorizzazione, mentre la Vastese è ancora in stand-by. Jacopo Forcella. In Serie D una settimana con due protagoniste indiscusse del mercato, Pineto e Notaresco. Le due compagini abruzzesi sembrano rincorrersi con gli acquisti per consegnare ai rispettivi allenatori quanto prima una rosa completa in vista della ripartenza del prossimo 27 settembre. I biancazzurri di Amaulo avevano aperto lunedì con lo squillo Lorenzo Paoli, che dovrebbe essere il perno della mediana, considerata la grande esperienza dell'ormai ex capitano della Vispesaro. La spina dorsale va componendosi dopo l'arrivo proprio dalla formazione rosso blu di Davide Salvatore in difesa. A centrocampo è tornato a Pineto anche Francesco Esposito, che può garantire corsa ma soprattutto quelle reti che spesso sono risultate decisive. Davanti invece c'è stata la conferma di Ciarcellute. A sinistra di difesa invece potrebbe arrivare Nicolao, che ha disputato un grande torneo con l'Olimpia Agnonese, mentre davanti sembra fatta per l'arrivo di Maurizio Peluso, 35enne punta tarantina, ultima stagione da 13 centri a Foligno nel girone E. Dall'altra parte invece il Notaresco, l'attaccante titolare, l'aveva già preso, Matheus dos Santos, e proprio dal Pineto in settimana è arrivato Lorenzo Bianciardi, classe 1995, e che nella quarta serie si era già messo in mostra con i colori dell'Avezzano. La conferma di Frulla rende il reparto già competitivo ed è un settore che vede anche l'arrivo di Isaia Lattarulo. In prima squadra ho vestito sempre con la Milano City, ho fatto 3 anni, di cui 3 anni abbastanza importanti. Ho cercato in 3 anni di cercare di vincere il campionato, anche se le cose non sono andate nel migliore dei modi. Quest'anno insieme al procuratore abbiamo valutato un po' di situazioni e abbiamo deciso di venire qua a Notaresco, che è una grandissima piazza, e sono molto contento. Sì, mezzala mi piace molto di più, essere più vicino alla porta, quindi offensivo, però comunque mi piace giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Beh, primo anno ho fatto 4 gol, poi andando avanti il secondo e terzo anno ho cambiato un po' di ruoli, da quinto a terzino, un po' per esigenze, però comunque a me piace segnare, stare più vicino alla porta. In porta è arrivato Shiba, mentre il pacchetto degli under difensivi è stato rimpolpato con Francesco Simoncini, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Valdichiana Umbra e che ha appena concluso il campionato di eccellenza con l'Orvietano.
Novità non sul fronte mercato ma su quello più strettamente societario invece per il Giulianova, che ha rettificato l'accordo di sponsorizzazione con l'imprenditore Alessandro Mucciconi, primo passo di un progetto che vedrà la conferma degli elementi più positivi della passata annata ed un ulteriore rafforzamento dell'organico a disposizione del confermato Federico Del Grosso, che si è già mosso rapidamente anche il Castelnuovo, matricola del girone F, tante le conferme da Calvarese a Terrenzio, da San Severino a Emilia ed Egidio e molti altri protagonisti della promozione in D. Poi gli arrivi di Sbarbati e del giovane Natale tra i pali, di Donatangelo e Gentile a centrocampo per un organico, quello a disposizione ancora di Guido Di Fabio, che ha come primo obiettivo quello di stupire. Chi sembra invece più attardato è la Vastese. Agovino rimane il nome forte per la panchina, ma per ora il mercato è sostanzialmente fermo. Tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Le prossime edizioni del nostro TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.